Siamo a Volturara Irpina, qui stamattina le forze dell'ordine hanno sfrattato alcune famiglie che avevano occupato le case popolari in due distinte zone proprio di questa cittadina e adesso tutti gli sfrattati sono venuti qui al comune per incontrare il sindaco per protestare. Andiamo a vedere quello che succede. Come ricorderete, a Volturara erano stati occupati vari alloggi comunali per più di un mese, alcuni in via Dante ed altri in via Alessandro Di Meo. Sono state quindi sgomberate 12 famiglie con l'intervento delle forze dell'ordine. Ecco, come vedete ci sono i carabinieri che sono schierati e pronti a monitorare tutta la situazione. Le famiglie sono andate a protestare in comune minacciando di incatenarsi. Abbiamo ascoltato alcuni di loro. Allora, siamo qui al comune dove ci sono tutte quante le persone, alcune delle persone, delle famiglie che sono state praticamente cacciate di fatto dalle abitazioni. Non ci può lasciare in mezzo alla strada, pure io ho una bambina di 20 mesi e non posso portarla in mezzo alla strada. Non è facile portare la bambina, mezzogiorno e mezzo esce dalla ludoteca, io dove la porto? Certo. La bambina stasera deve mangiare, io dove la porto? Scusami, ti do del tu, dove stavi? Tu quale delle due? No, io stavo a via Cimitero. Allora, che è successo stamattina? Raccontiamo. Noi da un bel po' aspettavamo che ci avessero fatto questo sgombro. In effetti abbiamo fatto la revoca dello sgombro, domandando tutta la documentazione di ogni singola famiglia, parlo dello stabile dove stiamo noi e loro pure hanno fatto via Fredda, sì. Dove dicevamo le nostre problematiche e che volevamo che lui prendesse delle responsabilità nei nostri confronti. Sì, il sindaco e che ci tutelasse. Stamattina è stato contattato telefonicamente durante lo sfratto e gli è stato chiesto, dice vabbè c'è stato lo sfratto e adesso dove andiamo? Ho detto non è un mio problema, dovete chiedere a maresciallo. Il maresciallo giustamente ha fatto non è una cosa, ha replicato dicendo che non è una cosa di competenza e adesso siamo qua. Invece questa mattina ci siamo ritrovati con lo sfratto, senza avviso. Non abbiamo visto una carta firmata dal commissario o dal prefetto. Non c'è stato fatto firmare niente perché loro dicono che vale lo sfratto, la carta che ci hanno mandato. Chi è venuto materialmente a fare lo sfratto? Materialmente l'esercito, è venuto, sono venuti i carabinieri, i vigili del fuoco, marescialli, camionette, ambulanze. Dove ci deve dare delle risposte alle nostre domande? Dove ci sistema? Il sindaco, l'avvocato Sarno, ha incontrato le persone sfrattate, ormai al limite dell'esasperazione. Io stasera dove vado? Mia figlia è scende alla ludoteca, non c'è un pasto, perché mi avete tolto la pasta, la cucina, la mi avete tolto tutto. Il letto, la cucina. Chi è responsabile di mia figlia in questo momento? Ma decidete voi che dovete fare. Io ve ne posso dare un consiglio, non complicato ulteriormente. Allora, però un detto, a me mi serve un detto, vengo stasera, se no domani mattina mi trovate qua sotto. Si può aggiustare la cosa, non è di collaboratore, sia chiaro. In che maniera? Tornate dove stavate, dopodiché si aspetta il bando. Noi abbiamo occupato una casa, hai messo la nostra dignità su quei piedi. Il comune ha speso 380.000 euro di risarcimento da vita. Mi sono andato a fare i percorsi di regione per recuperare i soldi e poi ci mancavano 15 giorni per fare la condotta. Se non avesse fatto sta condotta, il mio lavoro avrebbe avuto una risposta. Non è così quello che ti dico. Perché? Vedi bene che non è quello che ti dico. Non è quello queste che sono carte che fa. Siamo riusciti poi ad intervistare il sindaco Sarno. Il mio impegno è che a chi effettivamente tocca la casa è in uno stato di necessità, c'è un modo per superare i 5 anni di inammissibilità della domanda. Però oggi pretendo da queste persone che si comportano così con dignità quello che sempre hanno avuto e lasciano proseguire le cose legittimamente. Io sono convinto che a molti di loro effettivamente può toccare l'abitazione. Ma uscirà un bando pubblico affisso per 30 giorni dopo che molto velocemente verranno assegnati. Sono state fatte alcune domande informali che abbiamo lasciato fare proprio per evitare di tensioni e per far capire che si sarebbero comunque date attraverso un bando. Una soluzione temporanea è stata quindi trovata. Continueremo a seguire l'evolversi della situazione.